Airbus 320, 8 minuti nel vuoto, poi lo schianto. Prima pagina dell'odierno Corriere della Sera. Vedete lo strazio di questa bella ragazza? Vedete questa bella ragazza quant'è straziata? Vedete l'orrore, l'orrore di questa tragedia? Questa bella ragazza però forse non sa che il grande poeta greco Menandro aveva scritto che coloro che muoiono giovani sono amati dagli dèi. Sì, Menandro aveva scritto proprio così: coloro che sono giovani sono amati dagli dèi. Allora, questa ragazza, bella, brava ragazza, molto bella, che in lacrime piange, piange perché sono morti tanti amici, tanti parenti, non si rende conto, non si rende conto che costoro che sono morti senza soffrire, o hanno sofferto per 1 minuto o 2 minuti. Ma c'è stato uno schianto contro la montagna. Ho sentito che l'Airbus ha impattato la montagna alla velocità di 700 km all'ora. Voi immaginate in automobile che viaggi sull'autostrada del sole a 700 km all'ora e poi vada a impattarsi contro un pilone. Non resta più niente, si viene polverizzati, si viene. È stata un'eutanasia, una dolce morte. Tu dici, ma Serafino Massoni la pensi in questo modo? Allora che ci stai a fare al mondo, Serafino Massoni? Che ci stai a fare al mondo sul web se la pensi in questo modo? Vabbè che in questo modo sono in tanti che la pensavano. La pensava Menandro, mica solo io, la pensavano gli gnostici. Quanti la pensavano e la pensano pure come me. Dici, scrivi, scrivi tu, Serafino Massoni. Scrivi, ma che scrivi a fare? E quando si viene al mondo si è legati all'esistenza dalle catene fortissime. C'è l'istinto di sopravvivenza e l'istinto di perpetuazione nella specie. Beh, lasciamo perdere l'istinto di perpetuazione nella specie, che ormai non mi appartiene più, ma c'è l'istinto di sopravvivenza. Non me lo sono mica creato io l'istinto di sopravvivenza. Ce l'abbiamo tutti, però c'è la ragione che fa scrivere al grande poeta Menandro che coloro che muoiono giovani sono amati dagli dèi e mi pare che in questo Airbus 320 erano tutti giovani. E beh, poi c'è anche la filosofia gnostica, il grande pensiero gnostico che la pensa come me. Capito, cari amici? Sono riflessioni. Chissà quanto dovrà soffrire a questo mondo questa bella ragazza. E poi magari, come coronamento della sua esistenza, dovrà morire in una casa di riposo dopo essere stata allettata per anni e anni e anni con le piaghe da decupito. Ah, cara ragazza, se tu avessi conosciuto Menandro, o il pensiero gnostico, non piangeresti, non piangeresti, cara ragazza. Vabbè, cari amici, qua mi fermo. Siamo legati all'esistenza da un istinto, sono le catene, non le catene che ci tengono legati alla vita. Però nessuno di noi ha chiesto di nascere, capito? Per questo che c'è questa mia opera, cari amici. Vabbè, Airbus 320. Io dico le stesse cose che avrebbe detto l'antico poeta greco Menandro. Tanti cari saluti da Serafino Massoni.